Sono partite che sulla carta bisogna vincere e che bisogna vincere comunque in tutti i modi. È molto meglio giocare male, però portare a casa il risultato. È logico che con delle ingenuità come il primo tempo, andare sotto con queste squadre che si chiudono, che giocano anche per il punto, che non fanno due passaggi, quindi non hai neanche la possibilità di andare a pressare, ma buttano la palla, è difficile giocare e ogni volta creare delle azioni. Penso che l'abbiamo anche fatto, come dici te, a livello di gioco, però comunque ci è mancato qualcosa, se no avremmo vinto. Sì, io credo che siamo partiti molto bene, giocando anche bene. Purtroppo abbiamo commesso delle disattenzioni e ci hanno punito nella prima occasione. La seconda occasione, per fortuna, non è riuscito a realizzare il gol, ma da lì in poi siamo andati un po' in difficoltà. Poi siamo stati bravi a riprendere la partita, ma non altrettanto per vincerla. Sì, no, diciamo che pazienza proprio non abbiamo avuta, perché ci siamo buttati dal primo minuto in avanti, rischiamo per segnare, e sapevamo che con queste squadre se va in vantaggio e sblocca il risultato è molto più facile. E siamo andati sotto, è diventato, come ho detto, molto più difficile. Siamo stati anche bravi a recuperare e a pareggiare, però bisogna in qualche modo fare qualcosa in più, insomma, anche i 1000 cross che abbiamo fatto e le occasioni che abbiamo avuto, bisogna comunque cercare di finalizzarle, bisogna cercare di rischiare meno e non farli ripartire, insomma, c'è un po' di cose da sistemare. Ma io ho un problema muscolare che sto cercando di gestire con lo staff. E in questi giorni sui giornali forse sono uscite molte cose extra calcio e non hanno fatto benissimo a tutto l'ambiente, oppure invece, se tu mi dici all'interno spogliatoio, non è cambiato nulla? No, sicuramente sono stati commessi degli errori e la società prenderà provvedimenti, ma in questo momento dobbiamo pensare al campo, non fuori. No, non so, è logico che in un momento difficile il tifoso è tenuto e ha diritto di dire qualsiasi cosa, quindi i luoghi comuni, come esci in discoteca, poi non corri a domenica, non vinci, la fanno da padrone. Comunque è il diritto dei tifosi di dire qualsiasi cosa, è giusto anche dopo un pareggio in casa, in una partita che devi vincere, che possono fischiare, possono fare quello che vogliono. Noi siamo equilibrati, ormai siamo abituati a giocare qui, comunque in una piazza che è molto passionale, quindi che in certi momenti può essere anche più difficile, ma siamo equilibrati, sappiamo che se il nostro compagno esce per una sera, torna alle 2, il giorno dopo comunque in allenamento corre e non è che non sta in piedi la domenica, quindi comunque sì, è giusto fare anche un richiamo, perché in momenti difficili magari è meglio evitare.